Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa. Dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona. Nella nostra linea bagno Conad Essenze, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi, come il nostro bagno doccia rilassante Conad Essenze con estratti naturali. La migliore qualità a 1,70€. Bassi e fissi, qualità e convenienza che non temono confronti. Covid, fortissimamente Covid potremmo dire, ma purtroppo la sanità di questi ultimi 2 anni è solo coronavirus. Con noi il direttore generale dell'ASL, Uno Imperiese, Silvio Falco. Direttore, 2 anni fa di questi tempi si iniziava, anzi era già un mese che si sentiva parlare di Covid in arrivo dall'Asia, sembrava una cosa lontana, invece poi ci ha colto e da 2 anni siamo qua. Lei non era in provincia di Imperia, è iniziato da qualche tempo a vivere la provincia di Imperia non solo in chiave Covid, perché naturalmente quando si dirige un ASL uno in questo momento sì, naturalmente il tema principale è quello, però c'è tanto altro. Innanzitutto, a 2 anni dall'inizio della pandemia, la situazione in questi ultimi giorni è leggermente migliorata, ma bisogna toccare ferro naturalmente. Com'è in questo momento in provincia di Imperia? Diciamo che ci stiamo confrontando con un virus che si è modificato rispetto al ceppo originario di 2 anni fa. Abbiamo avuto le varie varianti, la Delta, oggi l'Omicron, che sicuramente hanno favorito queste ondate subentranti, no, che noi abbiamo vissuto. Parlando del 2021, che è l'anno in qualche modo in cui mi sono confrontato, diciamo che ci siamo sicuramente affacciati un anno fa quando ero arrivato con abbiamo il vaccino, ci siamo motivati. Ecco, questo virus ci ha anche in qualche modo insegnato, come peraltro vale per un po' tutti i vaccini, che il vaccino è un'arma straordinaria, fondamentale, ma non è risolutiva al 100%, tant'è che in autunno abbiamo avuto la terza ondata, anzi la quarta, quella che in qualche modo stiamo oggi vivendo, perché noi come provincia siamo partiti prima, non voglio dire in Italia, ma una delle prime province. E il motivo è semplice, se posso permettermi di mettere qualche dato, è legato al fatto che questa provincia non ha creduto fermamente nella vaccinazione, per svariati motivi, e ancora oggi noi siamo a un 76-75, parliamo di distretti, nel distretto di Ventimiglia 75%, a Sanremo siamo intorno al 76-77, ad Imperia distretto siamo intorno al 78, ma il medione fa che siamo intorno al 77% ancora, quindi praticamente uno su quattro continua a non essere vaccinato. E questo ci spiega, insieme, come abbiamo ripetuto più volte, alla vicinanza con la nostra Francia, che aiuta il passaggio, i contagi, infatti l'Omicron sicuramente è arrivata rapidamente qua da noi, il fatto che nonostante la massiccia campagna di vaccinazione su cui ci siamo impegnati, e di questo permettetemi di ringraziare tutto il personale, sia i nostri operatori dipendenti, sia i volontari che ci stanno dando una mano, dai medici agli infermieri, a chi in qualche modo è ritirato dal lavoro, ma ci sta dando una forte mano. Quindi questa è l'unica arma che oggi ci permette, con i numeri di contagio che abbiamo, di avere una pressione importante sull'ospedale, ma che se riportiamo indietro a 2 anni fa, per fortuna non era così contagiosa, non era così appiccicoso il primo virus. Poi c'è stata la chiusura, lo sbarramento, le zone rosse, ci sono stati momenti duri che sicuramente hanno permesso il blocco. Oggi viviamo una vita, pur essendo in zona gialla, io che in qualche modo sono del Piemonte, è arrivata da ieri la zona arancione, ma per i vaccinati la situazione non cambia molto, quindi si vive, cosa che solo 2 anni fa, sia nella prima che nella seconda ondata, noi siamo andati subentrando su zone rosse, blocchi, fermi, no? Quindi oggi questa è la grande differenza che ci ha permesso in qualche modo questa campagna di vaccinazione. Noi stiamo spingendo molto ancora sulla campagna di vaccinazione, abbiamo chiesto aiuto
per un periodo breve per mettere in sicurezza con la terza dose chi si, come si prenota, e cercando di dargli dei tempi non troppo lunghi ma a breve per permettergli di lavorare, visto che senza Green Pass, Super Green Pass non si lavora, per permettergli di fare una vita normale a chi in qualche modo ha creduto nelle prime dosi. Questo, cioè, sembra essere ridondanti, ma è, ahimè, necessario, perché ci scappa in qualche modo questo virus. Allora, se non cerchiamo di chiudere un po', chiudergli un po' le porte in faccia e le finestre, lui continua ad infilarsi. Ecco, 77-80 circa di vaccinazione in provincia di Imperia. Nella vicina Francia, in Costa Azzurra, proprio la settimana scorsa parlavo con un collega di Nice Matin, la percentuale più alta. Eppure i francesi, si dice, sono un pochino più disobbedienti di noi in chiave Covid, quantomeno le cronache questo ci riportano, naturalmente. Secondo lei, per quale motivo in provincia di Imperia c'è questo tipo, questo indice basso di vaccinazione? Io ritengo, non certo l'informazione, non perché faccio parte dell'informazione, ma lo dico in chiave ASL in questo caso, perché le informazioni sono state tante e ci sono i diversi hub vaccinali, le possibilità sono tante. Chi le sta parlando ha prenotato sempre regolarmente il primo giorno disponibile in cui poteva, nella sua fascia d'età, prenotare, lo ha fatto, e nel primo giorno disponibile ha fatto la vaccinazione, quindi è fattibilissima per tutti. Secondo lei dove risiede questa scarsa voglia di vaccinarsi? Ma allora, adesso, lasciando perdere, diciamo, lo zoccolo duro dei Novax, sui quali è difficile avere un confronto, diciamo, sereno e in qualche modo su dati ufficiali, credo che ci sia molta popolazione. Noi abbiamo comuni che sono vaccinati al 50%, poi sono piccoli comuni, magari dislocati lontano, che dicono: vabbè, noi qua lavoro in campagna, sono all'aria aperta, sono in un ambiente dove non ho necessità di. Purtroppo questo, appunto, virus, soprattutto questa variante, ci ha insegnato che non è così. Possiamo fare un altro esempio. In questi giorni, questi ultimi giorni, abbiamo avuto questa problema della peste suina, no? Dove addirittura, tanto per parlare in termini di contagiosità, di appiccicosità, se vogliamo, allora, peste suina, blocco dell'uscita anche a piedi su un sentiero in alcune province, se non sbaglio, Genova. Sì, nell'entroterra di Genova. Dice, ma perché? Perché questa benedetta Yersinia pesti della peste suina si appiccica alle scarpe e tu te la porti in giro. E quindi anche là, a casa. Poi la porti a casa, non ti dà dei problemi, ma tu la fai circolare da più che a casa, la porti a Savona, poi a Imperia, poi a Cuneo, no? E quindi diffondi. Tanto è un po' sul discorso Covid, diciamo. No, esattamente, l'Omicron uguale. È stata una cosa che noi ci siamo portati rapidamente. Non è casuale che oggi uno dei problemi che viviamo è il fatto che ci sia molto personale asintomatico, l'ufficio tecnico, forse tranne uno o due che ha un po' di febbricola, gli altri sono asintomatici, però sono positivi, no? Questo a dire, è proprio un po' cambiato con l'uso del vaccino. E bisogna cambiare anche l'approccio, bisogna cambiare un po' il paradigma con cui lo affrontiamo, e mi sembra che a livello nazionale il governo, il CTS, stia lavorando in questa direzione. Ecco, lei che è al polso della situazione, parla con i medici, chiaramente i medici di base, i medici degli ospedali e quant'altro. Lei ha parlato giustamente di Omicron, noi ne abbiamo parlato proprio nelle ultime ore con una notizia che abbiamo pubblicato relativa proprio al reparto di malattie infettive dell'ospedale di Sanremo, dove è praticamente chiaro che il 90% dei positivi sono di variante Omicron. Da una parte, come diceva giustamente lei, è veramente molto diffuso, si diffonde molto più velocemente di quanto era Delta, di quanto era il primo ceppo di coronavirus, di SARS-CoV-2. Però la cosa positiva è che questa Omicron è molto meno letale, non parliamo solo di decessi, parliamo anche di un decorso più grave che vivevamo in precedenza con Delta e il primo ceppo, piuttosto che con Omicron. Cioè Omicron colpisce di più, però è meno grave. Non voglio smentire se questa affermazione l'ha fatta il nostro primario di malattie infettive, che ha sicuramente, oppure il nostro rianimatore, che hanno sicuramente da clinici. Quello che io dico è che Omicron, al pari di Delta, al pari del ceppo originario, nei non vaccinati fragili incide pesantemente. Allo stesso modo. Noi basta vedere il dato
della mortalità, no? Su cui siete attenti, è sempre l'ultimo a salire e l'ultimo a scendere, però registriamo a livello nazionale ancora 300-380 casi al giorno, quindi sono ancora numeri, se vogliamo, importanti, che vanno a incidere purtroppo su quella fascia di popolazione, sempre gli anziani con qualche patologia e non vaccinati, 9 su 10, poi le eccezioni ci sono. Sì, chiaramente io facevo il ragionamento su Omicron, sul fatto che sembra di capire che comunque impatta meno in noi che siamo vaccinati. Sì, questo sicuramente. Però, fatto salvo il vaccino, io facevo un ragionamento su quella che era la situazione che avevamo l'anno scorso, sempre a gennaio. Ho fatto una piccola ricerca. Noi l'anno scorso avevamo meno casi, avevamo meno ricoverati rispetto a quest'anno, però la situazione ci sembra decisamente più tranquilla. In che senso? Chiaramente c'è il discorso dei vaccinati, l'ha appena fatto lei, è ovvio. Però l'anno scorso noi andavamo, ad esempio, a vivere un festival di Sanremo tra un mese, non tra una settimana come invece quest'anno, e c'erano i bar chiusi, i ristoranti chiusi, c'era il coprifuoco e la situazione era decisamente peggiore. Adesso invece siamo tutti più tranquilli, e al festival di Sanremo ci sarà il 100% degli spettatori e insomma si vive una vita più serena. È solo vaccino o qualcosa d'altro? No, sicuramente il vaccino è quello che ha messo... Il vaccino uno. Due, ci sono stati una serie di positivizzazioni di persone che hanno avuto contatto, quindi in qualche modo la resistenza immunitaria dell'organismo umano si è, diciamo, irrobustita. Non siamo così vergini come lo eravamo 2 anni fa o come lo eravamo un anno fa. Siamo, diciamo, in condizioni di combattere la nostra partita, questo è quello che mi sento in qualche modo di sottolineare e dire in questo momento. Quello che mi preme, ancora sarò noioso, è che noi oggi registriamo ancora a livello della provincia su quel 77% che è lontano da come ci siamo detti prima, però prendiamo quel 77 e facciamolo 100, oggi noi di quel 100 che abbiamo vaccinato con 2 dosi siamo solo al 37% con la terza dose. Allora lo sforzo di, appunto, incrementare l'attività con il nostro personale, con un mese e mezzo, quello che servirà del lab privato, è proprio per riuscire a passare da quei 12-13 mila dosi che riusciamo a fare a settimana, 17-18 mila, in modo da dare risposta a chi ci chiede, perché è fondamentale oggi fare la terza dose. Infatti spieghiamo un pochino, sempre in tema di vaccinazione, poi magari cambiamo argomento, anche se rimane sempre naturalmente il Covid quello principale. Dicevo, l'abbiamo già scritto anche noi, tra l'altro la notizia l'abbiamo pubblicata noi la settimana scorsa sul discorso dell'esternalizzazione del lab vaccinale, però spieghiamolo definitivamente, perché molti chiaramente possono pensare, ecco, c'è sempre qualche interesse dietro, economico e quant'altro, ma d'altronde la gente ragiona in questo modo qua. Spieghiamo il perché è stata presa questa decisione con precisione. Precisione, semplice. C'è il vincolo entro il 31 di questo mese, o comunque entro in febbraio, di riuscire a portare chi ha fatto le prime 2 dosi ed è in scadenza, perché noi abbiamo fatto una grande operazione all'inizio dell'estate scorsa e nell'estate vaccinando almeno un gran numero di popolazione. Quindi i numeri ci dicevano che dovevamo riuscire ad avere un target intorno ai 17-18 mila a settimana per poter mettere in protezione con la terza dose. E questo è stato il motivo per cui ci siamo attrezzati, perché con le forze che avevamo, con tutti gli operatori e con tutti i volontari che ci stanno, medici, che ci stanno dando una mano, non riuscivamo a far fronte a quel numero. E quindi questo è stato il motivo. Con l'idea ovviamente di bloccarlo in un mese, due, quello che serve, no? Abbiamo previsto massimo 3, ma proprio per vedere di portare questo 37 che oggi è a almeno di nuovo al 78%, almeno a quel numero. Questo è il ragionamento in tempi brevi, perché io che ce l'ho in scadenza, no? E devo dire che chi è in attenzione, ha passato i 4 mesi e può fare la vaccinazione, chi è attento preme per poterla fare. Allora io dover dire a questa persona che vuole fare la vaccinazione, no, ce l'hai prenotata ad aprile, mi sembrava negargli un diritto a uno che in qualche modo invece si è comportato
diciamo, secondo quelle che sono le linee di indicazione. Per quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni, tra l'altro, c'è questa, tra virgolette, corsa al vaccino, perché comunque gli hub sono pieni, anzi sono anche un po' di code, ma meno male che ci sono, naturalmente, perché questo è importante, perché vuol dire, insomma, la gente che ha fatto le due dosi non è rimasta a fare le due dosi solo per prendere il Green Pass per andare al ristorante, ma insomma vuole anche rinnovare per, poi parliamoci chiaramente, fare il vaccino per andare al ristorante, insomma, dal punto di vista etico non è che sia molto bello. Beh, non è solo questo, ti permette di vivere, diciamo, la convivialità, però molta gente lo fa con i tuoi familiari senza bisogno di dover andare al ristorante, poter andare a trovare il nonno anziché il nipotino senza dover essere sempre, diciamo, troppo. Lei ha parlato prima dei Novax, su alcune persone abbiamo notato anche dalle dichiarazioni che rilasciano, da quello che scrivono sui social e quant'altro, è difficile, se non impossibile, riuscire a fare un'opera di convincimento, perché ormai hanno delle convinzioni loro basate su, lo diciamo più volte, basate su nozioni che non sono assolutamente mediche, e se lo sono spesso sono sbagliate, diciamo. Ecco, una polemica che è venuta fuori proprio sabato scorso da questa ultima manifestazione che c'è stata in provincia di Imperia, a Sanremo per la precisione, è venuta fuori dal fatto che quasi la maggior parte dei manifestanti si sono presentati senza mascherina. Tra l'altro c'è stata anche una piccola diatriba tra uno di quelli che hanno parlato sul palco e una persona che stava seguendo ma che aveva la mascherina, quando dal palco è stato detto: io vorrei scendere e toglierla a tutti la mascherina. Ecco, il problema mascherina, si parla tanto anche di quest'uso, noi ce l'abbiamo in questo momento, siamo nel suo ufficio, che tra l'altro non si vede, ma c'è la finestra aperta, arieggiato, quindi ci sono tutte le normative seguite per poter continuare a fare, come diceva giustamente lei, una vita normale. Il fatto che purtroppo in alcuni casi, non in tanti casi, in alcuni casi non viene fatta rispettare questa normativa della mascherina, abbiamo visto la polemica che è nata. Le forze dell'ordine non sarebbero intervenute per evitare problemi di ordine pubblico. Secondo lei non si potrebbe ovviare a questo tipo di problematiche, magari essendo un pochino più attenti? Allora, l'attenzione sulle norme, diciamo, igieniche classiche, tra cui la mascherina, sono fondamentali. Sono buone norme di igiene che vanno seguite, questa storia ci ha insegnato, ma volendo valeva prima. Devo dire, la mascherina aiuta non solo nel periodo invernale, aiuta non solo per il tema Covid, ma anche per il tema influenza e qualsiasi altro, diciamo, microorganismo. Che cinesi e giapponesi ce lo insegnano per via aerea, decenni. No? Questo, quando sei raffreddato, se hai l'attenzione di metterla, tu non lo trasmetti, no? E se ti lavi le mani un po' più sovente, quindi sono norme che il Covid ha, come posso dire, enfatizzato, ma di buon... diciamo di buona norma, che bisognerebbe imparare senza vergognarsi ad utilizzarle anche nei prossimi inverni, quando speriamo il Covid sia, diciamo, un po' più messo a tacere, ma perché appunto mi protegge da una serie di altre malattie trasmesse per via aerea. Quindi questo secondo me è l'elemento, ma di nuovo fa un po' parte del dire no a priori, ecco, no? Senza essere senza volersi confrontare, cioè io. Tra una settimana c'è il Festival di Sanremo, manifestazione principe per non solo la città di Sanremo, ma per tutta la provincia. L'anno scorso è stato un festival, tra l'altro, che era stato traslato apposta a marzo per cercare di capire se la pandemia avesse avuto dei risvolti positivi, invece purtroppo così non è stato, anzi a marzo addirittura ci siamo ritrovati in zona rossa e quant'altro. Ma a parte questo, quest'anno sarà un festival che viene considerato un po' una via di mezzo tra quello del 2020, quando fu veramente una cosa clamorosa, con tra l'altro anche tantissima gente e tutto, il 2021, quando invece con bar e ristoranti chiusi, Ariston vuoto e quant'altro, insomma è stato... si parla di una via di mezzo. Una cosa dal punto di vista medico in relazione al festival, anzi due per meglio dire, secondo lei è corretto che sia stato dato il 100% di ingressi all'Ariston, tra l'altro secondo normativa nazionale, perché non è stato fatto nulla di illegale, e poi parliamo anche di red carpet. Ecco, allora, secondo lei è stata una cosa... Allora, noi ci siamo confrontati con il nostro Dipartimento di Prevenzione
ed essendo in zona gialla, la prima proposta che abbiamo messo sul tavolo era quella di aprirlo al 50%. Dopodiché c'era una presa di posizione del capogabinetto del Ministero della Salute che sdoganava zone gialle e zone arancioni su questa cosa, e quindi ci siamo tenuti a quella, come diceva, alla normativa. Devo dire poi comunque a volte facciamo, cioè, quel teatro lì è un teatro che magari quando non si usavano i palchi che si usano oggi è un teatro che teneva 2000 persone, oggi stiamo parlando di 1000-1100, no? Questa è la capienza che diciamo 100%, in realtà è già la metà di quello che potrebbe tenere. Questo per la scenografia, no? Perché facciamo questo palco molto lungo, quindi, però dal punto di vista dell'ambiente sicuramente chiaro che ci vorranno le protezioni, arrivi solamente se sei green passato, quindi in qualche modo una serie di attenzioni e di blocchi ci sono. Su tutto il personale che ci lavora c'è un controllo ferreo rispetto all'altro anno che eravamo a tampone ogni 72 ore, abbiamo, diciamo, concordato con la RAI un protocollo ogni 48 ore, quindi c'è una griglia a maglie più strette per tutti quelli che ci lavorano, artisti, coro, orchestra, via discorrendo, no? Quindi da questo punto di vista mi sento di dire che c'è un'attenzione particolare, no? nel confronto che c'è stato. È chiaro che è differente. Sul red carpet, perché ecco, la domanda, cioè, sul red carpet, il teatro mi sembra, ecco, poi anche il teatro, cioè, ci sono i problemi dell'assembramento, uno dei problemi che ci siamo posti con il signor prefetto, il sindaco, e si è deciso che si facciano insieme a RAI due ingressi separati per l'area della platea e per l'area della galleria, che più o meno marcano 500 e 600 persone. Questo, le uscite di nuovo per file, quindi differenziate, quindi con attenzione a evitare, no, gli ingorghi sia di ingresso che in uscita. Però lì siamo all'interno dell'Ariston, poi, sì, c'è anche, esatto, il discorso, secondo me, della mascherina, più facile anche da parte controllare. Sì, esatto, ritengo che sia sufficientemente governata e messa in protezione. Il red carpet, non si sa ancora rispetto. Nulla, perché infatti l'abbiamo scritto proprio nelle ultime ore, non si sa ancora molto di come verrà organizzato, ma non si sa nemmeno come verranno eventualmente contestualizzati gli spettatori, perché chiaramente, anche se si è all'aperto e quindi già molto cambia, però se c'è assembramento è un po' come il discorso degli stadi, che si parla di 5.000 persone di capienza massima, poi però si guardano le partite e molta gente, sì che ci saranno anche dei congiunti, ci mancherebbe, però poi sono tutti attaccati. Allora anche per questo, per cercare di capire come poter poi gestire le red carpet di lunedì prossimo, andrà differenziato, cioè anche lì occorrerà che gli ingressi, non voglio dire che ci siano dei tornelli, comunque che sia limitato il numero di, no? Perché più di tanti non ne puoi far passare. Servirà quello sicuramente. No, questo credo che sia. Su questo so che c'è un confronto, in parte in prefettura con le forze dell'ordine, di come garantire, diciamo, la sicurezza, perché questo è un tema prima ancora, diciamo, di sanità pubblica, di sicurezza e di movimentazione degli spettatori o comunque di chi vorrà partecipare. Parliamo di futuro Covid, di futuro nel senso dei prossimi mesi. La speranza chiaramente di tutti è quella di innanzitutto almeno quantomeno rivivere una primavera estate come quella del 2021, che sarebbe già una cosa abbastanza positiva. Per quello che sente lei, per i feedback che ha dai medici, da tutti quelli che lavorano in ospedale, secondo lei, dopo l'estate, che appunto ci si augura sia almeno come quella dell'anno scorso, se non meglio, naturalmente, magari appunto a togliere già prima le mascherine e quant'altro, l'autunno 22-23 sarà di nuovo come quest'anno? Tutto dipenderà dai vaccini, da quanti se ne faranno, ci saranno dei vaccini nuovi, c'è ad esempio questo Novavax, di cui i Novax o pseudotali si fidano di più, insomma questo potrà aiutare in qualche modo. E quello che ci si chiede molto, come sempre, non lo so che lei non ha la sfera magica, ci mancherebbe altro, però ci si può aspettare qualcosa di meglio? Interessante che io mi fidi di più di un vaccino che è stato sperimentato molto poco rispetto a questi che sono stati sperimentati su tutta la popolazione mondiale, aperta e chiusa parentesi.
Ci ho detto, ma indubbiamente, come dicevo, questo virus ci ha abbastanza, tutte le volte ci ha chiesto di reinventarci per riarginarlo, quindi occorrerà vedere, perché come sempre nelle periodi invernali le malattie a trasmissione aerea si riacutizzano e quindi si affraccerà sicuramente il Covid, un nuovo Covid, un nuovo SARS, e vedremo un attimo come affrontarlo. Indubbiamente i vaccini daranno una mano, se questo nuovo VAX permetterà di vaccinare quel pezzo di popolazione che oggi non è vaccinato, ben venga, assolutamente. Non vediamo di questa storia della quarta dose, bisognerà vedere, forse può essere utile e raccomandata nel personale più fragile. Mi sembra che su questo in qualche modo chi si occupa a livello centrale e con numeri non abbia ancora la bacchetta magica per dire si fa così. Quindi la mia sensazione è che sicuramente ne avremo ancora da vedere, mi auguro non nei termini che abbiamo visto questo inverno. Teniamo per esempio che quest'inverno, tra l'altro, noi abbiamo cominciato a vedere salire la curva dei ricoveri, dei problemi a dicembre, no? L'altro anno già a ottobre eravamo, no? Quindi qualcosina meglio. Questo vuol dire che in qualche modo la barriera vaccinale aiuta. Certo. E lei non è un infettivologo, d'accordo, però comunque insomma è un medico, quindi qualcosina mi potrebbe dire in questo caso. Secondo lei la parola fine, una riga su questa pandemia, servirà solo esclusivamente un vaccino che ci immunizzi effettivamente come i vecchi vaccini, oppure secondo me si finisce prima? Io sono su questo, non, nonostante il mio carattere ottimista, non così ottimista, nel senso che la circolazione, come accennavo prima facendo un altro esempio, parlando dell'Ariassinia pesti e non parlando di Covid, la trasmissione oggi avviene molto più rapidamente e noi abbiamo tutto un mondo che non stiamo vaccinando, che è quello del sud del mondo, e su questo secondo me favorirà, siccome i trasporti, i movimenti, ci muoviamo molto di più, favorirà ancora la circolazione. Quindi non mi aspetto che pum, si spenga la spina come si era spenta dopo alcuni anni nell'epidemia del 18. La spagnola del 1918, inverno 17-18, e via andare, ancora nel 2022 e 23 faceva la sua parte, però allora ci si muoveva molto di meno, c'erano delle limitazioni, diciamo, contingenti legate a quel periodo di vita. Oggi invece questo, secondo me, questa movimentazione sarà quella che probabilmente ci porterà ancora avanti, adesso non in questi termini ovviamente che abbiamo vissuto in questi due anni, però ci dovremo affrontare. E poi bisognerà, credo, anche cambiare un po' paradigma, nel senso che oggi tutte queste limitazioni, queste quarantene, noi abbiamo 268 classi in quarantena in provincia, cominciano a essere anche questi un tema importante, cioè la scuola bisogna riuscire a riviverla. Certo. E quindi bisogna cambiare un po', ecco. Terminiamo invece sul fatto prettamente locale. Naturalmente tante le polemiche su chi non si è vaccinato negli operatori sociosanitari, quindi comunque è venuta a mancare un po' di forza lavoro, molti naturalmente polemizzano sugli investimenti sulla sanità più a livello nazionale questo che a livello locale, però naturalmente ci si chiede, poi c'è il discorso dell'ospedale unico, ci si chiede quello che sarà il futuro della sanità in provincia di Imperia, soprattutto in funzione anche della mancanza di personale, che adesso comunque siamo intorno ai 60 che sono rimasti a casa, ecco, sì. Cosa ci può dire in merito? Allora, su questo argomento qua, la mancanza di personale, la carenza in questa provincia è un problema che si andrà acutizzando ulteriormente nei prossimi anni, e devo dire probabilmente è il tema che più la gestore mi preoccupa. E forse anche come ha ribadito lei, per la mia storia di medico, vedo che il non riuscire a portare risorse umane su più profili è un tema che impoverisce drammaticamente, no? Quindi quando ascolto le discussioni tra Imperia, Sanremo, Bordighera, dico stiamo
no, non guardando avanti, nel senso che alla fine certe scelte verranno fatte dal fatto che non ci saranno le persone. E non è perché qua c'è Silvio Falco o questa direzione o un'altra direzione, sono temi di programmazione nazionale che hanno impoverito. Sul tema delle risorse io devo dire che questo Covid a livello nazionale ci ha portati, noi abbiamo dal 2012 in avanti, epoca Monti, ha avuto tutti gli anni qualche briciola sul fondo sanitario nazionale e siamo arrivati a 119 miliardi. Il Covid 2020-21 ci ha rimbalzati su 129 mila. Allora bisognerebbe consolidare questo dato, che se non servirà più per fronteggiare Covid, ma ci permetterà di fare altre attività che in qualche modo abbiamo rallentato. No, non dico che abbiamo dismesso, ma abbiamo rallentato. Noi abbiamo fatto una bella esperienza in autunno sul Restart, su cui ringrazio di nuovo tutto il personale, perché c'è stata un'operazione ottobre-novembre dove noi abbiamo recuperato delle attività, abbiamo fatto meglio dello stesso bimestre del 19, che era il punto di paragone. Quindi se ci verrà di nuovo data l'opportunità, con le risorse che abbiamo, inventandoci anche eventualmente su alcuni settori delle esternalizzazioni, cercheremo di dare delle risposte ai cittadini, perché per il sottoscritto è più importante riuscire a dare le risposte, a vaccinare, a fare le visite, a fare le risonanze, a fare il ricovero, l'intervento chirurgico, no? Indipendentemente dal fatto che riesca a farlo con il mio personale, che spesso non ho, vedremo. E per terminare, certo, la domandina magica solita, l'ospedale unico, si muove qualcosa, Taggia? Sì, sì, assolutamente, su questo siamo operativi, è finita questa prima fase, adesso ci sarà un'analisi di chi avente diritto di quelle varie particelle ha scritto al comune facendo, quindi ci sarà un tavolo tecnico che analizzerà queste domande che non sono molte e ha fatto questo il comune potrà fare il suo percorso, poi la regione e a quel punto, individuata e definita con certezza l'area, si potrà procedere con la progettazione e su questo do garanzie che l'INAIL si è sempre ha mantenuto la disponibilità finanziaria di farsi carico dell'onere della costruzione, quindi questo è l'elemento importante, perché poi vabbè, posso andare avanti, poi chi finanzia non mette i soldi, invece no, questo c'è, certo, questo certo. È un percorso lento, ecco, un percorso lento soprattutto da avviare, come tutte le nostre macchine amministrative pubbliche, ha un'inerzia forte, però una volta che è incamminata poi va, ecco. Quindi direi bene, grazie al direttore generale di ASL 1 Silvio Falco, innanzitutto auguriamoci di rivederci magari tra un qualche mese con qualche dato, certo, più importante sia dal punto di vista delle vaccinazioni e soprattutto in calo per quanto riguarda il Covid. Grazie davvero e buon lavoro a lei e a tutto il suo staff, grazie, di ASL 1. Grazie a voi.